L'attesa è finita, siamo pronti per ripartire con la 38esima edizione dei trofei Motestate. Io sono Nicola Sfontana e manca pochissimo al primo semaforo verde della stagione. Sta per partire la classe 300, che nelle qualifiche ha visto Stefano Sala prendersi la pole position in 1:13.081 davanti a Mattia Virone e Alessandro Cervioni, che competono insieme a lui la prima fila di questa categoria. Nei primi 10 abbiamo Colombo, Iotti, Sorrenti, Dotti, Puzzo, Riva e Crippa, 11esima e 12esima posizione rispettivamente per Antonini e De Pieri. Manca pochissimo all'inizio, si stanno per togliere termocoperte e la stagione sta per partire. È tutto pronto per l'inizio della nuova stagione dei Motestate, arriva l'ok dei Marshall, adesso diamo la parola ai piloti. Semaforo rosso e parte la 300, si impennano un po' di moto là dietro, non una bellissima partenza da parte di Sala, il Polmen e Virone e Cervioni ne approfittano subito per andare in curva 1 a girarli davanti. Arriviamo qua dietro, invece la soggettiva ci porta nelle retrovie, un po' di incroci ma tutti corretti in queste prime due curve. Andiamo con Sorrenti, partito in sesta posizione, che va all'attacco di Colombo, si infila dentro subito alla parabolica per cercare di rimontare posizioni con il primo quartetto qua davanti, che cerca subito e avviene anche un po' di zigzag qua là davanti subito per cercare di non fare prendere la scia. E arriviamo alla prima S, la chiamiamo proprio in questo modo, ma sarebbe la seconda variante di questo circuito, e ci porta anche qui la regia davanti proprio sul cordolo con tutti i piloti che passano. Virone è comunque davanti tutti, inseguito da Alessandro Cervioni, partito terzo, e Sala non benissimo, invece non benissimo il suo start, si trova adesso in terza posizione qua. Intanto mi sembra di vedere da lontano che Cervioni si dovrebbe essere infilato su Virone, la regia però rimane su questa inquadratura, la X si è infilato, sì, è passato Alessandro Cervioni in prima posizione, ha passato Virone e prova subito anche a fare un piccolo gap con alle sue spalle Virone e Sala e anche Iotti, mi sembra il numero 17 in quarta posizione, sì effettivamente è lui, e c'è già un piccolo quartetto che ha fatto un gap rispetto agli altri, soprattutto Sorrenti e Colombo che erano in bagarre nelle prime curve. Intanto un board con De Pieri, ma stacchiamo subito perché Cervioni è qua inquadrato e vediamo l'attacco di Virone se potrebbe arrivare alla parabolica. No, perché stacca molto forte, Cervioni stacca fortissimo e lì addietro Sala a vedere insieme a Iotti. Questo eccolo qua, il poker di questa gara, candidati tutti per provare a giocarsi la vittoria di questa prima gara della 310 giri subito così. E Cervioni protegge la staccata, la protegge la S per poi entrare verso la seconda S, la terza variante di questo circuito, per poi arrivare alla X e poi al ferro di cavallo. Ma è molto vicino Virone, si prova a fare sotto, prova a rispondergli, ci prova, vediamo con l'onboard dietro di Cervioni, non riesce però ad attaccare Virone, è molto forte Cervioni in staccata. Arriviamo al punto in cui prima Cervioni appunto ha attaccato Virone, si è preso la leadership, alcuni qua rischiano di andare sulle verde. Arriviamo alla ferro di cavallo, vediamo che Sale e Iotti sono leggermente un po' più staccati rispetto, anzi adesso si ricompattono, niente da fare, sono un bel poker e vediamo se ci deliziano di una bella corsa. Passano sul traguardo intanto con Cervioni in 1:13.617, 1:14.6, anzi scusatemi, 1:13.6, 1:13.5 per Sala. E arriviamo sempre con, ecco adesso perdo un pochino là dietro, vediamo, e adesso vediamo Sorrenti ancora su Colombo, di nuovo alla parabolica come prima, si ripresenta, no, stavolta stacca molto forte Colombo, sembrano un po' più attardati questi due per cercare di ritornare sotto il poker là davanti per la vittoria. E di nuovo Virone in scia, ma Cervioni stacca forte, ma era un po' lontanino questa volta Virone per provare l'attacco, mentre Iotti sembra essere anche lui un po' più in difficoltà rispetto ai quattro. Stessa cosa Sala, che non è così tanto vicino a Virone, così come quanto lo è rispetto a Cervioni, sembra che un po' lo stia studiando. Esce un po' male qua Cervioni, perché? Ma non riesce, quindi si ripresentano qua la X con sempre Cervioni, Virone, Sala e Iotti, questo poker, mentre invece là dietro fanno più fatica Sorrenti e Colombo nel cercare di riavvicinarsi, fanno la loro gara. Sorrenti che ha girato in 1:13.04, comunque è stato il miglior giro della gara fino adesso, infatti cerca di tornare sotto. Andiamo sempre in onboard con
Virone che prende la scia di Cervioni e può arrivare, arriva l'attacco di Virone, si mette dentro e passa Cervioni, non riesce a incrociare il numero 37 e deve ricostruire adesso, ma si ripresenta subito la parabolica, vediamo se ci prova, stacca forte Virone, stacca molto forte e riesce, va un pelo larghino ma riesce a chiuderla e la chiude e Virone passa davanti a tutti con Sala che vediamo se ne è riuscito un po' ad approfittarne per tornare sotto dopo questo sorpasso un po' lontanino qua però nella scia e non si è rifatto sotto. Vediamo qua intanto la telecamera ci porta su Sorrenti, si è avvicinato molto Sala alla prima S. La regia ci riporta ancora su queste immagini del Cordolo. Andiamo qua, eccolo qua, terzetto. Adesso si può parlare di terzetto. Iotti più staccato, Sorrenti prova perché ha fatto un grande giro, 1.13.4 il giro precedente. Si prova anche a portare sotto Iotti per provare a sottrargli, appunto, scusate il gioco di parole, la posizione, la quarta in questo caso. Ed è sempre stavolta Cervioni con Virone alle sue spalle e Stefano Sala. Ricordiamo Stefano Sala partito in pole in 1.13.0 e passano adesso sul traguardo. Ricordiamo 10 giri di questa gara della 300. Fanno un po' di zigzag i piloti, soprattutto Cervioni, per evitare di farsi prendere la scia. E la gara adesso è diventata un po' più tranquilla, ma sempre con un po' di tensione sotto, perché comunque Virone è pronto, sembra essere pronto magari alla parabolica. La regia ci stacca su Manuel Puzzo inquadrato dietro Dotti e Colombo, siamo verso la settima, ottava posizione. Ritorniamo qua davanti, ritorniamo sul rettilineo dopo la parabolica. Cervioni questa volta riesce a prendere un po' di gap su Virone, che apparentemente adesso sembra riuscire un po' a studiarlo. In alcuni punti si avvicina, c'è un po' di elastico, diciamo, in alcuni punti si fa sotto. Stessa cosa Sala, che qualche decimino lo accusa, ma comunque è lì, è pronto magari a sfruttare un errore dei primi due. E si è avvicinato molto questa volta Virone a Cervioni. Andiamo qua dietro intanto con Dotti, che cerca di farsi sotto, ma vediamo sempre qua. Arriviamo all'afferro di cavallo con Cervioni, che riesce sempre a rendersi immune agli attacchi di Virone. È inquadrato qua con Nicola De Pieri, purtroppo per lui ultimo in classifica, che esce dalla parabolica. Ha girato in 1.22.0 e adesso ci può provare Virone, esce dalla scia, l'attacco di Virone, si butta dentro e passa ancora prima di frenare. È riuscito a infilarsi e staccare forte e mettersi dentro, mentre intanto qua dietro è arrivato Dotti. E ritorniamo però davanti, perché comunque la gara è intensa. Vediamo da longboard di Sorrenti, i primi quattro, eccoli qua. Là davanti li vediamo, da longboard di Sorrenti, che adesso si trova in quinta posizione e sta provando a ritornare sotto il gruppetto di testa. E ci riprova Cervioni, prende la scia, vediamo se la stacca. Stacca molto, staccano fortissimo entrambi, ma è Virone a staccare ancora più forte rispetto a Cervioni, mentre Stefano Sala rimane sempre lì un po' a guardare. Magari aspetta un errorino di quelli là davanti, aspetta che si sia un po' di bagare, mentre invece Iotti fatica di più, li deve essere sempre di più spettatore. Ma forse, attenzione, eccolo qua, Sala ci può provare, ci prova, non ci prova. E stavano dicendo proprio per il fatto che forse Iotti fa fatica, ma deve forse anche un po' preoccuparsi di Sorrenti, che sta girando anche abbastanza forte. Un 13.4, un 13.5 la sua media dei giri in questo momento. E si prova in questo momento a farsi sotto Sala su Sorrenti. Arriviamo adesso sul traguardo, siamo verso gli ultimi giri di questa corsa. Tre giri alla fine di una gara emozionantissima e siamo solo alla prima di questa 38esima edizione dei Trofei Moto Estate. Ma fa un po' di vuoto, non di vuoto no, ma un buchino lo fa un buchino il buon Mattia Virone su Cervioni, che comunque riesce a rimanere sempre lì vicino. Però in uscita qua Virone neanche un po' abbastanza, cerca anche lui di scodare un po', di andare verso anche l'interno, che diventerà l'interno poi di quella staccata, ma staccano forte tutti e Cervioni rimane lì con Sala, che si fa sempre sotto e non riesce ad avere, forse gli manca qualcosina per poter attaccare Cervioni, che in questo momento paga un pochino da Virone, lo stavamo dicendo prima. Infatti Virone prova la fuga Virone, e andiamo sempre qua in un board con il numero 18 di questa categoria 300, Nicola De Pieri, che passa adesso sul traguardo, 1.22.0 il suo ultimo tempo. E la gara rimane per il momento così, ma sempre, come dicevamo prima, con un po' di tensione sotto, perché può succedere qualcosa da un momento all'altro. Nuovo passaggio sul traguardo, ci avviciniamo verso l'ottavo giro di questa gara con Virone sempre davanti a tutti, poi Sorrenti, Sala, Iotti
Sorrenti, scusate, Sorrenti è più indietro con Virone davanti a tutti, Cervioni, poi Sala, Iotti ed eccolo lì Sorrenti. Qui è tornato in quinta posizione e le immagini ci tornano appunto su di lui, sempre alla parabolica, che ci offrono sempre un bel punto di vista sui quattro là davanti, che poi ormai sono tre perché Iotti fa sempre più fatica a cercare di stare a contatto con loro. Tanto prende la scia, va dentro Dotti, va dentro Dotti, si infila dentro Dotti su Colombo, l'attacco di Dotti, sì, è passato Dotti. E intanto qua è l'attacco che non arriva, arriva e Cervioni si è rimesso dentro, è passato Cervioni, è passato davanti a tutti, ha rinfilato Virone e Sala sempre lì in terza posizione e Cervioni questa volta è riuscito, ha studiato bene Virone stavolta, l'ha studiato bene ed è passato davanti a tutti e adesso prova la carica per questi ultimi giri della gara della 300 in scia, tutti qua pronti. Ci prova Virone a farsi vedere, ci prova, non riesce ad attaccarlo, non riesce. E allora diventa ancora lì, sempre vicino Sala per queste ultime battute della gara della 300. Vediamo la parabolica se ci può provare Virone. Non riesce, stacca molto forte Cervioni. Arriviamo verso la prima S, ultime curve di questa gara della 300. Fa un po' di zigzag Cervioni. Arriviamo alla prima S, attenzione là davanti, un doppiato potrebbe essere De Pieri probabilmente. Intanto là c'è un pilota che dovrebbe essere Colombo probabilmente, dovrebbe essere Colombo quel pilota là, attenzione. È sempre un board qua con Sorrenti. Eccolo qua, attenzione, sì, un doppiato, sì, è De Pieri il doppiato, vediamo se si sposta bene, se non crea qualche casino, no, tutto pulito e si trova un po' all'esterno di Iotti lì che se l'è trovato purtroppo lì e vediamo adesso sul traguardo con Cervioni e inizia l'ultimo giro di questa gara della 300 con Cervioni davanti a tutti, poi Virone che adesso però deve preoccuparsi di Sala che prova, non riesce ad attaccarlo e allora sì, rimane in terza posizione Sala con Virone che si fa molto sotto in uscita, si fa sotto a Cervioni, forse la parabolica ci può essere il momento dell'attacco, ci prova, si fa vedere all'interno ma non riesce, rischialo, mamma mia che rischio per Virone che ci ha provato, incredibile, infatti è uscito male e Sala ci prova Sala, Virone ha rischiato molto, ha staccato molto forte, ha rischiato addirittura di tamponarlo e si è rifatto sotto anche Iotti e vediamo l'attacco di Sala che viene compiuto, si è messo dentro, è passato in seconda posizione Stefano Sala, ha approfittato di quella sbavatura di Virone e vediamo se ne può approfittare anche Iotti, allora che è rimasto lì, è sempre rimasto un po' più attardato. E mentre invece tutto questo avvantaggia Alessandro Cervioni che sta volando e adesso sta volando via, vediamo se Sala ha le forze per provare a ricucire ma sembra essere molto difficile la questione. Attenzione, ultime curve per Alessandro Cervioni, vediamo adesso il passaggio sul traguardo con Cervioni va a vincere la prima gara della 300, lo fa davanti a Sala, Virone, Iotti e poi arriva Sorrenti, via arriveranno tutti gli altri, ma che gara la beffa di Virone che purtroppo all'ultimo giro viene passato da Sala, ma Cervioni vince e che gara abbiamo visto, che gara! Non finiscono di certo le emozioni, siamo pronti anche per dare il via a gara 1 della Race Attack 600. 8 giri di fuoco ci aspettano per questa categoria che nelle qualifiche ha visto in pole position Alberto Bettella che ha stampato un 1.09.361 mettendosi alle spalle Matteo Osler, seguito a poco più di un decimo. In terza posizione a chiudere la prima fila c'è William Bennett, la seconda composta da Copponi, Bassi, Carpina per poi passare con Mangili, Zagonier, De Padova e poco bello a chiudere la top 10. Siamo pronti da Varano, gara 1 della Race Attack 600, 8 giri di fuoco e anche questa categoria sta per incontrare il primo vincitore di quest'annata.
Tutto pronto anche per la Nissan 600. Arriva l'ok dei Marshall. Ora parole ai piloti. Si spegne il semaforo. Che impennata là dietro di Benedett. Non partito benissimo. Buona invece la partenza del Pullman. Alberto Bettella subito inseguito da Osler in seconda posizione. Subito a cercare di tallonarlo. Brutta la partenza di Benedett, che gli si è impennata subito la moto e dovrà ricostruire adesso la gara dopo la terza posizione nelle qualifiche. E in terza posizione infatti adesso ci troviamo il buon Diego Copponi. Eccolo qua inquadrato Benedett, che viene tallonato da Copponi. Eccolo qui. E poi abbiamo detto sempre il numero 91, Mattia Mangili. Ma mentre in questo momento arriva la prima S, il leader di questa gara, Alberto Bettella, seguito da Osler e poi via via tutti gli altri. Una brutta partenza, lo dicevamo prima, per Benedett, che dovrà appunto ricostruire questa gara. E vediamo che Bettella è praticamente già scappato. Osler e Copponi cercano di cercare di contrastarlo, ma Bettella è partito veramente forte. Che partenza e che sprint che sta avendo il pilota, partito dalla prima casella. Che incredibile progressione ha avuto il numero 79, che adesso affronta le ultime curve per finire anche questo primo giro della gara 1 della Race Attack 600. Ci prova Matteo Osler a stargli dietro, con Copponi che è più vicino ad Osler ovviamente. E vediamo anche là dietro Bassi e Benedett che, e Mangili, che cercano di darsi battaglia. Eccolo qua l'onboard con Benedett alle spalle di Daniele Bassi. Arriviamo alla prima variante di questo circuito di Varano. Benedetto che deve cercare di costruire, come detto prima, l'abbiamo detto già un po' di volte, questa gara dopo una brutta partenza. Ci proverà già la parabolica, mi sembrava un po' lontano. Non ci stacca la regia sull'inquadratura da qua, da uscita dalla parabolica. È arrivato molto vicino Benedetto, ma non ha compiuto l'attacco su Bassi. Mentre Bettella, sempre più leader incontrastato, è già praticamente, sembra essere passato un'infinità di giri, sembra essere passati, ma siamo solamente al secondo. E Bettella ha già dato più di un secondo a Matteo Osler. È stato c'è un dritto là dietro, una moto mi sembrava quella di Fahim Israel, è andato dritto probabilmente anche lui, quindi brutto errore per lui. Un bordo con Poco Bello che intanto passa, è passato Poco Bello, è riuscito a compiere l'attacco su Mangili e si porta in ottava posizione. Bello l'attacco, anzi bello l'attacco sicuramente in uscita, molto aggressivo, ma dettato anche da un errore del numero 91 Mattia Mangili. Arriviamo sul traguardo, adesso un nuovo passaggio sul traguardo con Bettella che stampa un 1.09.883. Bel giro da parte di Alberto Bettella, mentre invece vediamo un po' gli altri tempi, 1.09.8 per Benedett, 1.10.5 per Osler, ha calzato un po' il ritmo, un po' lentino. Intanto qua vediamo nella soggettiva di Benedett l'attacco di Mangili che si porta dentro, l'attacco di Mangili su Carpina, si è messo dentro. Intanto qua lotta Benedett, Poco Bello che non l'abbiamo visto dalla telecamera ovviamente, che è impostata sulle back, sul retro di Benedett, ma ha attaccato Poco Bello, numero 74, e quindi è riuscito a compiere un buon attacco. E ritorniamo qua alle immagini su Osler, che fatica a tenere il ritmo di un Alberto Bettella completamente indemoniato. Indemoniato Bettella, seguito, quindi facciamo un recap. Poi Osler, abbiamo Copponi, abbiamo Benedett che adesso cerca di tornare sotto Copponi. Il passo di Benedett sappiamo che è abbastanza buono, e quindi questa partenza brutta gli ha un po', diciamo, scombinato i piani, perché sicuramente l'avremmo potuto vedere in lotta per la vittoria. Quindi dovrà ricostruire, cercare di fare una rimonta. Infatti Benedett si sta molto avvicinando a Copponi. L'ultimo giro di Benedett è stato infatti un bel 1.09.8, è stato il più veloce in pista, di qualche millesimo anche più veloce rispetto a Bettella, che comunque è leader incontrastato di questa gara. Prova a prendere già un po' di scia Benedett su Copponi, si prova anche già a far vedere, si fa vedere un po' all'interno, ma è già presto per attaccare. Magari un po' di studio non farebbe male per il pilota con il numero 6 sulla Yamaha. È un board qua con Poco Bello che prima è stato attaccato in precedenza da Benedett. Sarebbe stato vedere meglio forse sul passo di Benedett un'altra soggettiva, che dal back abbiamo visto comunque l'attacco di Mangili su Carpina. Ci siamo persi però quello di Benedetto, che comunque lo ricostruiamo, ha sorpassato all'interno Poco Bello, quindi è la ricostruzione più affidabile. Mentre invece qua dietro i piloti ci danno battaglia, c'è qualche gruppettino, ma per la vittoria purtroppo non abbiamo gruppettini. Invece un gruppettino, un duo, lo formano Benedett e Copponi. Benedett vuole, sembra averne assolutamente di più, e adesso si farà sotto su Copponi. Probabilmente sembra essere anche nettamente più veloce, magari alla prima occasione potrebbe già farlo fuori. Un board sempre dalle back qua dietro. Arriviamo alle prime curve. Un board intanto qua, sempre qua siamo nelle retrovie, siamo qua con Poco Bello che rischia di essere attaccato da De Padova. Lotta fra i due verso queste ultime curve. Poco Bello e De Padova passano sul traguardo, adesso si mettono sul rettilineo.
Gara comunque per il momento molto staccati, i gruppi si sono un po' sgranati, c'erano solamente Benedett e Copponi che potevano essere in lotta per la terza posizione, e vediamo se Benedett ne ha per, dovrebbe essere comunque sempre molto vicino a Osler che è in seconda posizione, ma a Diego Copponi. Poco bene, dato rifacciamo un po' di recap. Poco bene, ha girato in 1.12.7, 1.13.7, 1.12.7, quindi tempi abbastanza alti, ovviamente più lenti rispetto ai 3 secondi di vantaggio che avrebbe Bettella nei suoi confronti. Negli ultimi giri gira sempre in 1.09 il buon Alberto Bettella, numero 79 Pullman, che ha fatto la pole in 1.09.3. E siamo on board qua con Ranzani che esce dalla prima S. Ranzani, ricordiamo, partito in 13esima posizione con il 13esima posizione con 1.13.033, quindi vuoi un po' anche di giochi di numeri. Ci provano intanto la davanti, c'è un bel terzetto, vediamo De Padova ci prova ancora una volta, gli chiude la porta in faccia, poco bello, oh ma no, va largo e si mette dentro De Padova, attenzione qua, anche c'è Bagare con Pantella, anche con poco bello che non ha avuto la meglio, De Padova stavolta è riuscito a compiere il sorpasso e c'è anche Pantella lì, poco bello un po' più in difficoltà. Torniamo invece, e ancora c'è ancora Alberto Bettella, e anche su, pensavamo fosse su un altro canale, invece no, è completamente incredibilmente davanti a tutti, ha fatto veramente una, per il momento, una gara straordinaria, partito, preso, se n'è andato via, pensavo fosse su un altro canale, invece no, c'è ancora, siamo tranquilli. E intanto Benedett ce lo siamo perso, ha passato Copponi e Benedett è riuscito a mettersi in terza posizione. Adesso tallona Osler, tallona Osler, Bettella si prova a far sotto e vediamo se ne ha anche per la seconda posizione. Siamo verso comunque gli ultimi giri di questa gara della Restart 600, mancano 3 giri alla conclusione e Benedett si prova a far sotto, è molto vicino a Osler, numero 38 che sembra girare anche un po' più lento rispetto a Osler, vediamo i suoi tempi, gira praticamente 6 decimi più lento di Benedett, 1.10.3, l'ultimo giro fatto di strada da Osler, 1.09.9, il tempo di Benedett che prova già a farsi vedere, ci prova Benedett, non riesce a compiere l'attacco ma sembra averne di più, si fa molto sotto anche qua nel cambio di direzione. E Bettella praticamente qua davanti a tutti non può gustarsi il probabile duello, ma forse anche meglio per lui perché è verso la vittoria tra Osler e Bettella. Siamo sempre in on board con Christian Pocobello qua nelle prime curve di questo tracciato di Varano, l'autodromo Riccardo Paletti, lungo 2 km 2,3 km circa, ed è passato Benedett, ha passato Osler e si è messo in seconda posizione, e verso le ultime curve adesso di questo sesto giro della gara della Restart 600, siamo pronti a iniziare anche l'ultimo giro di questa gara con Perego intanto in scia. E Benedett è passato, comunque grande gara, grande rimonta da parte di William Benedett, e adesso ci stiamo per immolare verso l'ultimo giro di questa gara della Restart 600, gara 1, che vede protagonista un grandissimo Alberto Bettella davanti a tutti con William Benedett in seconda posizione che ha fatto una grande rimonta fino adesso, ha scavalcato Osler, magari chissà avremmo visto una bella lotta con Bettella se Benedett non fosse partito male, se non avesse avuto quell'impennamento al via, e sta per iniziare infatti anche, è iniziato appunto l'ultimo giro per Alberto Bettella in totale solitario davanti a tutti, sono 5 secondi che separano i due piloti della Yamaha, abbiamo 5 Yamaha davanti a tutti, Bettella, Benedett, Osler, Copponi e Bassi, sono 5 le Yamaha, ricordiamo Bassi fa parte anche della categoria Challenge su una Yamaha, il primo di questa categoria Challenge, gli altri della categoria Challenge sono Zagonel, Carpina, Mancini, Ranzani, Pantella, Bertona e Oriani, che in questo momento è l'ultimo della classe Challenge in questo momento, ma andiamo, la soggettiva ci porta con Bettella, ci stacca, ma siamo verso le ultime curve di questa gara, della gara 1 della Race Attack 600, con sempre Bettella davanti a tutti, l'ultimo giro totalizzato da Bettella è un 1.09.6, ma sta facendo dei grandissimi settori Bettella, sta facendo dei settori comunque da giro veloce, attenzione, arriviamo verso le ultime curve con Bettella che affronta l'ultima curva, Bettella va a vincere gara 1 delle Satac 600 e stampa anche il giro veloce, 1.09.480, lo soffia a Benedett che chiude in seconda posizione, grande rimonta, terzo Osler, arriva quarto Copponi, quinta posizione per Bassi, gara in solitaria di Alberto Bettella che vince così.